Ciao ragazzi e benvenuti nel secondo episodio. Oggi utilizziamo Fuse 4 e la nostra Nintendo Switch per continuare lo sviluppo del nostro piccolo videogioco che stavamo realizzando. Cercherò di portare più video di questa serie. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Io direi di non perderci in chiacchiere ed iniziamo subito. Siamo all'interno della nostra Nintendo Switch. Allora, cosa avevamo fatto fino adesso? Se vi ricordate, se io clicco più, abbiamo fatto semplicemente la nostra palla che si sposta all'interno della scena e che quando raggiunge il bordo praticamente torna indietro. Beh, cosa succede però? Succede che praticamente il pivot, essendo al centro, quello che succede è che la palla non è che rimbalza perfettamente, ma come state vedendo, quando arriva a metà. Questo perché quello che dobbiamo fare è creare, ad esempio, la nostra variabile raggio, che potrebbe essere uguale al raggio che noi abbiamo indicato, quindi 50 in questo caso. Scusate se fa le doppie ogni tanto i numeri, ma questa tastiera non so perché fa in questa maniera. Quando noi creiamo il nostro cerchio, quello che facciamo, quindi circle, lo posizioniamo nella posizione X e Y, gli diciamo che invece di 50 prende il valore del nostro raggio. In questo modo, cosa succede? Non cambia nulla, abbiamo sempre la nostra palla che rimbalzerà sempre nello stesso punto. Ma noi cosa gli diciamo? Gli diciamo che la palla deve iniziare a rimbalzare se pos di x più raggio è maggiore di g di width. Guardate cosa succede. Adesso quello che succede è che la palla rimbalza proprio quando tocca il bordo, in questo modo, come avete visto. Guardate caso cosa succede, che pos x, immaginiamo, sarà 80, 80 più 50, 120, quindi praticamente considera anche a destra. Dobbiamo fare la stessa cosa anche per la parte sinistra, quindi se pos x più raggio è maggiore della larghezza del nostro dispositivo, oppure la posizione di x meno che cosa? Raggio è minore di 0, allora rimbalza. Quello che facciamo in questo episodio è creare la nostra barra, o in particolare il nostro player. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo iniziare a creare delle nostre variabili. Io quello che sto facendo, selezionando questi slash, è commentare il codice. Quindi sto commentando, quindi il programma non eseguirà tutto quello che scrivo dopo i due slash. Per questo praticamente sono in grigio. Quindi qui posso mettere, ad esempio, sto creando delle variabili che indicano il player, in questo modo, e vado quindi a creare le mie variabili. Allora, che variabili creo? Devo innanzitutto indicare l'altezza del mio player, quindi faccio player height in questo modo, che vado a scrivere che corrisponde a 200 pixel. Vado a creare anche una variabile che corrisponde alla larghezza del mio player, quindi player width, che è uguale, in questo caso possiamo utilizzare 30, ci va benissimo. E subito dopo cosa faccio? Vado ad esempio a dire che la posizione X del mio personaggio deve corrispondere a un numero in particolare. Adesso noi lo sistemiamo, lo abbozziamo così a caso, ma poi lo cambiamo. Quindi vado a dire player X sarà uguale, ad esempio mettiamo 50 per adesso, ma poi lo cambiamo. Player Y, io metterei ovviamente quello che abbiamo messo in alto, quindi in modo tale che sia al centro. Come facciamo a farlo al centro? Facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto per la nostra palla, e per indicare che sta al centro possiamo mettere l'altezza del nostro schermo in questo modo. Apriamo e chiudiamo le parentesi, quindi verrà restituito un numero che sarebbe la larghezza del nostro dispositivo, quindi o se lo utilizziamo connesso al monitor, oppure lo utilizziamo senza dock, ovviamente diviso 2. Se faccio play non succede niente, perché quello che abbiamo fatto in questo momento noi è creare le variabili, ma adesso dobbiamo creare proprio il nostro personaggio all'interno del loop, se vi ricordate. Quindi cosa facciamo? Adesso poi andiamo a modificare tutte queste cose qui, quindi non vi preoccupate. Per creare il mio rettangolo, il mio personaggio, cosa faccio? Se vi ricordate, per creare un cerchio ho utilizzato circle e poi ho aperto e chiuso le parentesi. Per creare un quadrato su Fuse devo scrivere box, apro la parentesi, e cosa vado a fargli? Innanzitutto gli indico la sua posizione nell'asse dell'X, ne abbiamo già una variabile, player X, poi metto una virgola, vado a mettere la sua Y, quindi player Y, che ovviamente vi ricordo corrispondono a questi numeri che vedete proprio qui in questo punto, questi qui, player Y corrisponde a tutto quello che verrà dato da questo, player X sarà 50, che successivamente lo cambieremo. Quindi box è player X, player Y. Non è finita qui. Fuse ci chiede un terzo parametro, che sarebbe la larghezza del nostro personaggio. Quindi faccio player width in questo modo, quindi la sua larghezza, metto una virgola, e cosa faccio? Poi successivamente gli passo anche player height in questo modo. Gli indichiamo anche un colore, red, e poi vado a scrivere false per indicare appunto che non voglio che il mio box, il mio personaggio, abbia un outline, quindi un bordo. Se clicco il bottone più, quello che succede è un piccolo errore, ovvero il fatto che, come state vedendo, cosa succede? Non si crea il nostro personaggio. Questo perché quello che consiglio di fare, ragazzi, è tutta la parte di creazione di posizionarla prima dell'update. Quindi guardate un po' cosa sto facendo. Io vado a copiare
tutto in questo modo, vado a mettere qui il mio codice che alla fine corrisponde, grazie a questo commento che sta nella riga 17, al mio personaggio, quindi al box, e vado a prendere l'update e io per sicurezza lo metto alla fine, prima del repeat. In questo modo, se clicco più, ecco qui che ho la mia barra, proprio lì come state vedendo. Non è centrata, vi spiego anche perché, perché il pivot qui è in alto a sinistra, ma più avanti lo risolveremo. Quindi, come avete visto, posso andare a fare anche un altro piccolo zoom. Abbiamo fatto appunto che nel loop viene pulito tutto, poi X si incrementa, gli aggiunge la velocità della palla, creo il cerchio, creo il box e poi vado a controllare la posizione appunto della palla per fare il rimbalzo e poi chiamo il mio update. Perfetto, vogliamo fare appunto che il nostro personaggio può muoversi su e giù prima ancora di fare tutto il core principale del nostro videogioco. Come facciamo a fare una cosa di questo genere? È abbastanza semplice, non è difficile. Allora, praticamente Fuse come funziona? Funziona che io, guardo un po', per dichiarare il controller, praticamente cosa devo fare? Guardate qui, io vado in alto fuori dal loop, mi vado a commentare che qui sto utilizzando il mio controller, quindi controller. Io adesso cosa voglio fare? Voglio avere accesso ad ogni singolo tasto della coppia del primo utente, del primo giocatore. Devo dire, questi due controller hanno un nome, quindi cosa faccio? Guardate qui, vado a indicare controller 1, chiamiamolo in questo modo, che sta a indicare il controller 1, sono uguale a controls, apro parentesi, 0. Perché 0? Perché il numero 0 sa benissimo che Fuse corrisponde alla prima coppia al primo giocatore. Se noi più avanti volessimo creare un videogioco per due utenti, per più persone, dove l'utente può utilizzare appunto due Joy-Con e un altro giocatore altri due Joy-Con, vado a creare appunto controller 2 o qualsiasi altro nome che è uguale a controls 1, 2, 3 e così via, a seconda di quanti Joy-Con colleghiamo. Poi possiamo anche avere accesso ad ogni singolo tasto, come vi farò vedere. Quindi adesso ogni volta che io utilizzerò la parola control 1, Fuse 4 sa benissimo che si riferisce al primo controller. Perfetto, vogliamo fare il movimento del nostro personaggio, quindi cosa faccio? Sono dentro il loop, metto due slash in modo tale che faccio ordine all'interno del mio videogioco e scrivo movimento player. Potete scrivere nei commenti tutto quello che volete, perché tanto non verrà eseguito da Fuse 4. Perché faccio questo? In modo tale che da qui in poi sarò molto ordinato con tutto. È molto importante però dire a Fuse che controller 1 è uguale a control 0 sempre durante il videogioco, quindi lo deve sapere sempre. E quando io dico sempre, io intendo ogni frame. Quindi cosa faccio? Devo incollare tutto questo codice, lo devo scrivere all'interno del loop. Lo possiamo fare anche subito dopo il clear. Quindi io all'interno del loop, ogni volta, quindi sempre, Fuse sa benissimo che control 1 è uguale alla prima coppia di Joy-Con, quindi poi posso avere accesso a ogni singolo tasto. Quindi mi raccomando, non mettiamolo fuori. Cosa facciamo? Allora, una cosa che noi vogliamo fare è questa. Se vi ricordate, noi abbiamo, se vi ricordate benissimo, abbiamo player X e player Y. Noi vogliamo che il giocatore con il Joy-Con di destra, quindi questo qui, quello che sto utilizzando io, può muovere il giocatore utilizzando questo Joy-Con. Anzi, utilizziamo quello di sinistra, mi sembra più logico, quindi questo qui. Quindi cosa voglio fare? Voglio fare che se vado in alto deve andare in alto anche la barra, se vado in basso, così in questo modo, deve andare in basso anche la barra. Io cosa posso fare allora? Ogni volta che io clicco su o giù vado a modificare la Y del mio personaggio. La Y del mio personaggio è una variabile, come avete visto, no? Si chiama player Y. Quindi guardate cosa faccio. Subito dopo aver detto che controller 1 è uguale a control 0, cosa faccio? Vado a dire che player Y è uguale a control1.ly, mettiamo per 12. Vi faccio vedere cosa vuol dire. Allora, perché ho messo punto L1? Io sono andato a dire, prendi la prima coppia di Joy-Con, ci siamo? Punto LY. Perché punto LY? Perché praticamente noi, scrivendo la lettera L, gli indichiamo che vogliamo avere accesso al Joy-Con di sinistra, left, mentre Y sta a indicare l'asse delle Y proprio di questo Joy-Con qui. Quindi cosa facciamo? Praticamente stiamo dicendo che ogni volta che tu vai a creare il personaggio, moltiplica per 12 questo numero. Perché per 12? Perché, come potete vedere da questa foto, se io vado in alto, control1.ly sarà 1. Se nessuno tocca niente, rimane 0 quel valore. Se vado in basso, praticamente sarà un numero negativo. Quindi cosa succede? Immaginiamo che io vado in avanti, sarà 1 per 12. Vado in basso, sarà meno 1 per 12, quindi meno 12. Se rimango fermo, sarà 0 per 12, quindi 0. Vediamo cosa succede, vi faccio vedere. Guardate, io clicco sul bottone più e mi dà un errore. Mi dice, guarda Samuele, vedi che non esiste nessuna variabile chiamata control 1. Ed è vero, perché noi abbiamo fatto che player Y è uguale a control 1.ly.
ma non esiste. Quindi cosa faccio? Non esiste perché l'abbiamo chiamata prima come? Controller 1. Quindi lo scriviamo bene. Io voglio farvi vedere anche questi piccoli errori, in modo tale da farvi vedere come si risolvono tutte queste cose. Può succedere che nascono degli errori quando creiamo il nostro videogioco, bisogna essere bravi a individuarli e poi ovviamente correggerli. Guardate un po', adesso io se muovo succede proprio questo qui. Vi faccio anche vedere perché succede questo. Se io clicco il bottone più, guardate cosa succede, che player Y diventa controller 1. 1.li per 12. Come abbiamo detto, se su è 1, se giù è meno 1. Quindi il risultato, come potete vedere, ho fatto semplicemente un print at. Voi non lo fate quello subito dopo, solo per farvi vedere che numero risulta a schermo, quindi non lo fate. Guardate qui che se io vado in alto risulta 11, come state vedendo, quindi positivo perché farà 1 per 12. Se vado in basso diventa meno 11, che arriva quasi a meno 12, come vi ho fatto vedere prima. Quindi moltiplico questo valore 1 o meno 1 e tutti i suoi intermezzi per 12. Però cosa faccio? Io associo questo numero, quindi ho 12 o meno 12 e tutti i suoi intermezzi, a player.x. Invece no, devo andare appunto ad aggiungere o a ridurre questo numero alla mia posizione, a player.y. Quindi cosa faccio? Io basta che aggiungo un meno prima dell'uguale. Quindi cosa succede? Che player y sarà uguale a player y e tutta la sua operazione, ovvero controller.li per 12. Perché metto il meno e non il più? Vi faccio vedere. Se metto il più succede questo, che praticamente le coordinate sono invertite. E perché sono invertite? Perché guardate, andando verso l'alto, vi ricordate, ho un numero positivo, e quindi scendo, come state vedendo, perché vado ad aggiungere numeri e quindi scendo verso il basso. Se invece io torno nel mio codice e vado a dire che io voglio sottrarre a player.y il controller 1 di sinistra per 12, guardate cosa succede, che se vado in alto vado perfettamente a far funzionare la mia barra, come state vedendo. Come state vedendo anche, esce fuori dallo schermo, non vi preoccupate, questa cosa è molto semplice da fissare. Possiamo utilizzare il clamp. A cosa serve il clamp? Spiegandolo in breve, come potete leggere da questa immagine, il clamp praticamente è una funzione che forza il risultato dentro un range. Quindi noi gli dobbiamo dire a Fuse: guarda Fuse, quando ottieni il risultato di player.y, ottieni un range di che cosa? Di player y, quindi della sua posizione. Il minimo che possiamo avere è 0. Non puoi andare oltre. Quando io continuo ad andare in alto, vado in numeri negativi. Io invece voglio che ci sia un massimo. Il clamp è come se mette dei limiti a un numero dentro un range. Io gli dico che player.y deve essere uguale a un clamp di se stesso, di player.y. Il minimo deve essere 0. Il massimo cosa può essere? Solo per testare. Adesso lo modifichiamo e vi faccio vedere il risultato. G8, quindi l'altezza massima, apro e chiusa parentesi, e devo richiuderla. Perché devo richiuderla? Perché ovviamente le prime due parentesi, ovvero queste due, corrispondono a questo qui, mentre l'ultima parentesi corrisponde al clamp. Guardate il risultato, che il mio personaggio non può andare più in alto di così, quindi può avere come numero minore 0. Come numero massimo, guardate cosa succede, può uscire del tutto. Questo perché? Perché praticamente il pivot è in alto a sinistra. Quindi cosa devo mettere? Meno player height. In questo modo. Quindi praticamente cosa succederà? Che il mio personaggio, la mia barra, potrà scendere fino a qui, perché il pivot, vi ricordo, è in alto a sinistra, meno che cosa? La sua altezza, ovvero così. Proviamolo allora. Clicchiamo il bottone più per testare e come potete vedere funziona alla grande. Non può andare né troppo in alto e né troppo in basso, o comunque mantiene le proporzioni. E facendo in questo modo, utilizzando la funzione G8 che va a prendere il valore dell'altezza del dispositivo, siamo sicuri che il gioco funziona per tutti allo stesso modo, sia se utilizzano una dock station o che utilizzano il gioco direttamente dalla Switch e non da un monitor. Ragazzi, io spero che la seconda parte di questo video tutorial, di questo piccolo videogioco, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un mega commento o like qui sotto. Voglio fare altri episodi, quindi fatemelo sapere con un commento qui sotto, perché ancora non abbiamo finito, manca il rimbalzo della palla e renderlo più veloce, che spero di farlo nell'ultimo episodio, ovvero nel terzo. Se vi piacerebbe vedere altri tutorial a poco nelle prossime settimane, fatemelo sapere, perché io e Simone potremmo lavorare a qualche altro piccolo videogioco anche divertente da fare in famiglia. Quindi magari creare un videogioco o con un singolo Joy-Con, oppure anche con più coppie di Joy-Con. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io vi auguro un buon sviluppo di videogiochi. Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video. E allora ci vediamo domani. Ciao!